Cimino, complimenti, un buon pareggio, un buon primo tempo da parte di entrambe le squadre, un ottavo di finale sentito. Cosa vi serve per andare in vantaggio? Vabbè, noi stiamo comunque giocando di contropiede, loro sono bravi, tengono bene il pallone, noi comunque era da un po' che non giocavamo tutti quanti assieme, per non avere il campo è tosto. Ce la giochiamo, siamo 1-1, almeno cerchiamo di uscire, se dobbiamo uscire a testa alta, però ci proviamo. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Iasevo, i complimenti a te per il gol, un buon primo tempo, un ottavo di finale sentito. Cosa vi serve nel secondo tempo per andare in vantaggio e cosa vi è mancato nel primo tempo? Diciamo che non stiamo giocando molto bene, gli avversari si chiudono e abbiamo qualche problema a prendere gli spazi. Nel secondo tempo dobbiamo essere più cattivi e portare a casa tutti i tre questa vittoria. In bocca al lupo. Crepi. Buonasera, siamo qui nel post partita di ottavo di finale che ha visto affrontarsi Boca con Salvo contro Atletico Calella. La partita è finita 4-3 per il Boca. Abbiamo qui i due migliori in campo, Prota e Stabile. Andiamo dalla squadra che purtroppo è uscita sconfitta, Stabile. Complimenti innanzitutto a te per la tripletta. Però purtroppo non è servito, però in compenso avete fatto una buona e un'ottima partita. Forse sopra anche, diciamo, le vostre aspettative. Sì. Diciamo che siamo usciti a testa alta, perché abbiamo fatto davvero una regular season un po' ridicola, facendo pochissimi punti, proprio perché a causa di infortuni, a causa di alcuni impegni, quindi non eravamo mai al completo, nemmeno stasera eravamo al completo. E niente, complimenti agli avversari perché hanno giocato un'ottima partita. Io penso che anche noi abbiamo giocato bene. Abbiamo messo in difficoltà comunque nei primi del girone, dell'altro girone, quindi ci aspettavamo di avere una squadra tosta e così è stato. Stabile, a chi vuoi dedicare questo tuo migliore in campo? Niente, alla squadra che purtroppo è finito questo torneo. Ci rivedremo la prossima stagione. Complimenti ragazzi. Ciao. Prota, un'altra prestazione super da parte tua, da parte anche di tutta la squadra. Peccato qualche errore in più del portiere. Sì. Però vabbè, è andata un po' così, è stata un po' sì, sfortunata. Vabbè, è stata sfortunata, può succedere, che comunque la palla è scivolosa, con il campo bagnato, e può succedere, succede in Serie A, succede pure all'SK. Succede anche all'SK. La cosa, abbiamo giocato duri, mi è piaciuto dal punto di vista agonistico, però onestamente abbiamo sofferto troppo il loro non gioco, cioè palla lunga e pedalare. Loro hanno giocato molto su loro attaccante, che è stato bravo a tenere botta ai difensori, però non possiamo soffrire così. Che loro in finale hanno giocato con 5 indietro, come si portiere, l'unico attaccante lui. E ci hanno messo in difficoltà proprio così, perché poi avanti, avevano pure un buon portiere, ha avuto qualche buona parata. Avanti abbiamo fatto il possibile, fortunatamente 4 gol è andata bene. Beh, se posso dire la mia, forse un po' gli episodi hanno un po' condizionato. Sì, perché poi proprio quando siamo andati in vantaggio c'è stato un piccolo infortunio del nostro portiere, forse proprio là è cambiata di nuovo la partita, perché mi era sembrato che dopo il 2-1 nostro la partita stava incanalando verso tranquillamente verso il passaggio del turno. Abbiamo sofferto un po' di più il passaggio del turno lo stesso. Prota, a chi vuoi dedicare questo tuo migliore in campo? Sempre alla squadra, che le ultime due prestazioni non avevo giocato proprio alla grande, quindi questi due gol sono serviti a tutti per passare il turno e affrontare i prossimi avversari. Prota, complimenti per il passaggio del turno e bocca al lupo. Crepi, ciao a tutti, buone feste.